Oggi vi proponiamo una gita sui sentieri montani della Valle delle Sorgenti ai piedi del Monte Menia, una tra le cime più panoramiche del Triangolo Lariano. Facciamo l'itinerario che da qua va su a Menia. La meta di oggi è l'Alpe di Menia, che si raggiunge con una facile passeggiata data a tutta la famiglia partendo da Visino, una frazione del comune di Valbrona che abbiamo raggiunto partendo da Lecco, percorrendo la strada del lago passando per Onno. E io sono qui con gli amici del gruppo Progetto per Valbrona. Qui con me Paolo. Paolo, che giro ci proponete oggi? Sì, allora, oggi facciamo un giro molto semplice, dedicato a tutti, in modo particolare alle famiglie e quindi anche con i bambini. Qui siamo a Visino, la partenza del nostro itinerario. Ci inoltreremo in un sentiero che è storico e che racconta del valico, sostanzialmente, di quello che facevano contadini e anche commercianti per raggiungere le località della Vallassina. Valbrona era una località isolata e per raggiungere la centralità della Vallassina bisognava superare i suoi bordi e le sue alture. Di conseguenza questo è un sentiero che ripercorre proprio quello che veniva fatto una volta quotidianamente per portare i prodotti tipici, il latte piuttosto che il pescato, in altri paesi. Ci muoviamo su un tracciato semplice, come abbiamo detto prima, non guadagniamo grande quota, circa 200 metri, raggiungiamo una piana che è la piana di Alpe di Menia e ci metteremo complessivamente un'oretta. Qui alle nostre spalle la chiesa di San Michele. Giusto, chiesa di San Michele che è stata fondata, si pensa, intorno al 1300, ma ci sono testimonianze anche risalenti all'anno 1000. Fu fondata dai Longobardi e si chiama proprio San Michele perché era un santo guerriero e per questo diciamo molto affezionato al popolo longobardo, che come sapete era un popolo barbarico, quindi avvezzo a scorrerie e guerriglie. Dentro la chiesa sono custoditi due importanti opere d'arte, uno è il Trittico del Bergognone e l'altra è la Madonna di Andrea Piani. Visto l'occasione che siete venuti qui a visitare la chiesa, volevo farvi sapere che da un anno a questa parte una notte è caduto un fulmine e purtroppo ha preso le campane, il campanile e il tetto della casa vicino e è successo un guaio enorme. È che adesso i soldi per pagare non si trovano perché la popolazione non ne ha. Non so se c'è qualche ente che può intervenire, se c'è la curia, qualcosa, visto considerato che è un monumento nazionale, che è la chiesa più bella che c'è nei dintorni della Valbrona. Ti spiace anche vederla andare a finire così. Un appello, se c'è qualcuno che può intervenire, visto che ci sono delle pitture che, come sapete, hanno dei valori enormi. Eccoci, siete pronti allora? Sì. E tu cos'hai lì nel cestino? Cosa vuoi raccogliere? I funghi. Allora andiamo, va bene? Andiamo. Hai sete? Bene, c'è da dire qualcosa sull'acqua di Valbrona. Valbrona, Valle delle Sorgenti, questa che vediamo alle nostre spalle, dove ci siamo appena abbeverati, potrebbe sembrare un'opera recente. Non lo è, anche se c'è un tubo che fuoriesce, quindi potrebbe essere proprio un'opera recente. In realtà risale ai primi del Novecento, fine Ottocento, quando la proprietà dei nobili d'Erra, vista la ricchezza delle acque sovrastanti, decise di canalizzare. Fu un'opera anche ingegnosa e abbastanza importante. Tubi che discendono da circa metà della montagna fino ad arrivare alle varie abitazioni. Oggi chiaramente tutte le abitazioni sono servite dall'acquedotto, però c'è ancora questa grande ricchezza. Bambini, com'era quest'acqua? Era calda? Era calda o fredda? Fredda! E
Voi siete andati a fare il fieno, vedo. No, foglie, le foglie. Foglie per? Per buttare sotto i conigli quando si puliscono, per fargli il nido, diciamo, ai conigli. Si fanno ancora questi lavori qua? E qui in montagna, sì. Cioè, siamo qua tutto l'anno. Continuate allora. Grazie, grazie mille. Salve. Salve. E Giordano, chi non vorrebbe avere una casetta così? Questa casa è davvero bellissima, è una vecchia malga, una vecchia cascina che veniva usata nei mesi estivi dagli abitanti del paese che si trasferivano qui proprio per dedicarsi completamente ai lavori agricoli o comunque dell'allevamento. Qui producevano i formaggi, tenevano inoltre qualche vacca e qualche vitello che poi veniva allevato durante l'estate per poi essere macellato nel paese e poi mangiato durante l'inverno. Ci troviamo nella località denominata Baita Longoni, proprio dal vecchio proprietario che teneva la baita. Interessante da notare è il colore dell'intonaco che è stato realizzato mischiando dei coloranti alla sostanza principale che faceva da collante, che era lo sterco degli animali, proprio perché nel 1800 non si era ancora diffuso il cemento Portland nelle valli qua della Vallassina e quindi continuavano a usare lo sterco mischiato alle ceneri e comunque alla sabbia per fare da malta o comunque da collante tra i sassi. E quante curiosità! Noi adesso andiamo avanti verso l'Alpe di Menia. Ecco, questo è un carpino bianco. Leonardo, cosa hai trovato? Questo qua è un carpanello che si trova nei boschi di carpini. Ma si mangia? Sì, questo qua si mangia. Leo! È vero che siete esperti anche di fragole? Sì. Queste quali sono? Sono delle fragole buone. Però ci sono anche quelle matte. Sì. E quali sono? Quelle con la testa in su. Ascoltiamo e guardiamo la natura. Eccoci, siamo arrivati, questa è l'Alpe di Menia, questa è la piana, possiamo vedere quanto verde, quanto prato, ancora gestito totalmente a pascolo ed è così da poco, pensiamo che storicamente lo era, poi è stato lasciato a sé per molti anni e da 2 anni a questa parte un grande lavoro di disboscamento razionale, sotto i castagneti le vacche vanno al fresco a godersi la frescura del bosco e nella piana è tutto nutrimento, quindi qua abbiamo veramente la possibilità di vedere degli animali, direi, felici. Papà! 700 metri d'altezza e siamo arrivati all'Alpe di Menia. Qui troviamo una stalla gestita dal casaro Alessio e dalla famiglia proprietaria che negli ultimi anni hanno ristrutturato sia la stalla che il terreno circostante e il relativo borgo alle nostre spalle. Qui ho avuto la fortuna di imparare da Alessio i trucchi del mestiere perché mi sono dovuto recare per fare uno stage formativo per conto della mia scuola l'anno scorso. E a questo punto andiamo a trovare Alessio e i suoi aiutanti.
Eccoci, siamo arrivati nel caseificio e qui troviamo Alessio, che sei il casaro. Sì, esatto, sono da qualche anno. Abbiamo visto nella cella frigorifera un tesoro praticamente. Qua che formaggi fate? Facciamo formaggi di pecora, formaggi misti, mucca e pecora, pasta morbida, formaggi di mucca sia pasta morbida tipo taleggio che formagella da polentuncia. E poi qua la materia prima è sicuramente ottima. Sì, le bestie sono al pascolo il maggior tempo possibile, il resto è fieno e poca integrazione. Qual è la soddisfazione di fare questo lavoro? C'ho la passione e basta, se no non lo fai, ma neanche... È faticoso? È impegnativo, tutti i giorni. Da che hai imparato tu questo mestiere? Sono tanti anni che lo faccio, ho cominciato da ragazzo, qualche corso, guardare qualche persona più anziana che lo faceva. C'è sempre da imparare qualche trucco? Non finisci mai di imparare a fare formaggio. Siamo entrati all'interno del recinto delle pecore e vediamo che si sono messe all'ombra perché oggi è molto caldo e siamo insieme con Veronica e Serena. Voi siete gli aiutanti dell'azienda? Sì, esatto. Noi ci occupiamo più che altro della stalla. Mungiamo le vacche, le pecore, sistemiamo i maiali, i cavalli. E qui abbiamo alle vostre spalle le pecore? Sì, le pecore, razza francese, che vengono munte due volte al giorno. Verso la fine di giugno vanno in asciutta perché rimangono gravide. E si riprende verso novembre-dicembre con una media di 1,5 litri, 2 al giorno. È faticoso lavorare qua? Abbastanza, soprattutto per gli orari, perché si va da mattina presto fino a sera tardi. Soprattutto conciliare lo studio con il lavoro, perché io studio in settimana e nel weekend lavoro qui. E mi piacerebbe proseguire i miei studi, tipo in veterinaria. Allora li avete contati? Quanti sono? 10! Sicuri? Sì, al 100%. Come vedete qua c'è una scrofa che ha partorito da circa un mese. Erano ovviamente molti di più, ma non sopravvivono tutti perché c'è chi mangia di più, chi mangia di meno e poi, come si dice, un maialino quando nasce prende la sua mammella e rimane quella per sempre. Quindi sono anche abbastanza competitivi. Questi sono i pochi rimasti. Abbiamo anche dei problemi con la scrofa perché è vecchia e ultimamente non fa molto latte, quindi siamo un po' sfortunati. Abbiamo visto le pecore, le capre, abbiamo pure visto i maiali e adesso andiamo a cercare le mucche al pascolo. Che bello questo ballatoio che è! Qua sì! E cercando le mucche su questo pianoro erboso troviamo anche il borgo agricolo di Megna. Sì, è uno spettacolo, sono rimasti praticamente intatti. Se noi entriamo all'interno a visitarlo, ci sono ancora gli ballatoi e si capisce come viveva la gente ad una volta, dove la privacy non sapevano neppure che cos'era, era tutto di tutti e erano più gli spazi in comune che quelli singoli. È un borgo di origine medievale, quindi molto interessante da visitare, con strutture rurali come archetipi del passato, quindi stalle attigue alle cucine, alle zone dove si viveva. Vociare dei bambini, le galline nell'aia, l'asinello che entrava in cucina senza problemi. La
cosa importante è il piano, è l'altopiano che ha sempre visto un po' una presenza già dalla preistoria, perché c'è sempre stata presenza qui. Poi nel 600 si sviluppa il borgo, più o meno con le caratteristiche che vediamo adesso. L'impianto come questa cascina così completamente a corte, sia per la difesa che per la vita, perché chiudevano animali e cose. Ed ha conosciuto anche gli ultimi agricoltori e allevatori che hanno vissuto qua. Sì, due contadini eccezionali che non hanno neanche l'acqua in casa, però bravissimi. Carlo faceva dal gesso, ci faceva gli zoccoli lui, come l'acqua era sempre qui fuori, lavavano quella fontana lì d'inverno con una lastra dei jazz che spaccava la Marta con le mani, che è una roba che... Questo fino a quanti anni? Primi degli anni Ottanta. Qui abbiamo anche la chiesa di Sant'Antonio Abate, eretta nella seconda metà del XVI secolo per volere del testamento del prete di Asso, che era Don Girolamo Curioni, e tutto questo negli anni 90 è stato ceduto alla comunità incontro di Don Pietro Gelmini per il recupero di tossicodipendenti. Per questo borgo ci sono anche dei progetti futuri? Sì, sembra che vogliano dei privati ristrutturarlo e farne un agriturismo, un bed and breakfast, questo lo vedremo più avanti. Noi come progetto Valbrona ci siamo adoperati per fare questa cartina, regalata a tutti quelli che vengono a farci visita, e dentro ci sono documentati tutti gli itinerari che partono da questa zona e vanno fino alla croce. E dopo aver visitato il borgo, continuiamo nella nostra ricerca delle mucche. Ed eccoci arrivati al pascolo e alle nostre spalle troviamo una caratteristica costruzione. Di che cosa si tratta? Si tratta di un caseggiato rurale che era utilizzato tempo fa durante l'alpeggio. Quindi era composto da una stalla, al piano terra c'era una piccola cucina con la stufa e tutto quanto, e al piano di sopra c'era un fienile. E oggi questa funzione continua? Sì, è stata un po' ristrutturata la casa e adesso viene utilizzata dai ragazzi come appoggio durante il loro lavoro in stalla. Durante l'estate dormono qui, fanno il pranzo, la cena. Voi qui all'Alpe di Menia avete fatto un gran bel lavoro di valorizzazione e di riscoperta delle nostre più belle tradizioni. Ci teniamo molto, noi amiamo questo posto e quindi abbiamo tentato di conservarlo com'era in passato, perché negli ultimi anni è stato un po' trascurato e quindi era pieno di rovi, il bosco era avanzato, e noi abbiamo cercato di ripulirlo e di renderlo insomma vivibile un po' da tutti. Qui ci sono diversi sentieri che passano, ci sono molte persone anche del luogo e non solo che vengono a passeggiare, quindi è un luogo frequentato e noi cerchiamo di tenerlo il più possibile pulito. E avete anche riportato qui le bestie? Sì, esatto. Adesso, come potete vedere, le nostre vacche, i nostri cavalli pascolano liberi nel prato e ci aiutano a tenere pulito. E intanto che qui alla Baita ci preparano la sorpresa finale, noi proseguiamo il nostro itinerario fino alla cima del Monte Megna. Com'è il percorso? Allora, il percorso innanzitutto è difficoltoso, è abbastanza impervio e in piedi, ci vorrà un'oretta e mezza. Il percorso arriva dall'antico borgo di Megna, si sta sulla destra e si prosegue sempre in direzione del Ciarè, che è comunque segnalato con il segnavia bianco e rosso. Una volta arrivati a quota 1180 metri troverete la croce del Megna, che è la croce più alta e più grande del triangolo lariano, punto panoramico in cui si può vedere tutta la pianura padana, il ramo lecchese del lago di Como e anche il monte San Primo alle nostre spalle. E allora proviamoci!
Ed eccoci arrivati alla cima del Monte Megna, alle nostre spalle la croce. Sì, esatto, siamo arrivati, siamo a quota 1048, zona magnifica, panorama stupendo. Davanti la pianura, alle nostre spalle Grignetta, Grignone. Circondati dalle valli attigue, dove c'è una predominanza della Vallassina, chiaramente con i comuni Rezzago, Caglio, Sormano. Sotto di noi Valbrona, da dove siamo partiti. E allora ammiriamo il panorama e poi riscendiamo di nuovo la baita per vedere la sorpresa finale. C'è una sorpresa, papà. Ed eccoci qui tutti insieme per festeggiare questa bellissima gita che abbiamo fatto con questa splendida tavolata. Troviamo dei salami di nostra produzione, la bresaola, caprini aromatizzati alle erbe, dei formaggi sia di latte di vacca che di latte di solo latte di pecora. E poi ci sono, per finire, uno yogurt alla nocciola. Lì sembrano dei pasticcini. Sì, sembrano pasticcini, ma è formaggio. Così li hanno battezzati i bambini. Sì, i bambini hanno pensato fossero pasticcini, ma non lo sono. Ma sono buonissimi come i pasticcini. Allora, complimenti a voi e a tutta la vostra famiglia, perché portate avanti una bellissima tradizione. Continuate così. E noi ringraziamo anche il progetto per Valbrona, che ci ha dato l'opportunità di conoscere questi bellissimi posti e questa bellissima gita. Voi amate proprio il vostro territorio? Sì, siamo molto fieri di questo territorio e facciamo il possibile per renderlo noto al pubblico, agli escursionisti. Questa gita è partita con l'idea di essere, diciamo, comunicata alle famiglie. Qua infatti abbiamo una grande varietà di persone, bambini, adulti e animali alle nostre spalle, quindi abbiamo fatto bingo. Benissimo, allora grazie e continuate anche voi in questa maniera. E continuiamo anche noi. In che modo, bambini, cosa si fa adesso? Mangiamo! Grazie a tutti, arrivederci alla prossima gita, ciao!